Bene ragazzi, questo esercizio lo inserisco nello studio dei punti di discontinuità, però in realtà fa parte dello studio dei limiti ben prima dei punti di discontinuità. Mi spiego. La prima sottofunzione, che ad esempio la coloriamo di verde, che è un coseno, è una funzione che è continua. Uno che è una retta orizzontale è una funzione continua e il logaritmo in base 2 di bx è continua dove esiste. Quindi quando x è positivo, attenzione, se b è positivo, e il dominio è x negativo se b è negativo, perché poi b, tu non, bisognerebbe porre b per x maggiore di 0. Quindi, tra l'altro bisogna anche stare molto attenti a questa cosa. Ma facciamo finta che queste tre funzioni siano singolarmente continue. Il problema è, una funzione definita tratti di funzioni continue è continua? La risposta è non lo so, nel senso che se la prima di zero è fatta così, però la verde arriva ad un punto che non è ad altezza 1. Quindi cosa succede? Che poi dopo succede questo e dopo succede questo. Sono tre funzioni continue che però presentano, ad esempio, alla luce di quello che abbiamo detto, una discontinuità di tipo salto qui e una discontinuità di tipo salto qui. Anche se qui c'è il pallino verde qui, in 0, e poi c'è il pallino pieno qua. Quindi tre funzioni continue non formano una funzione forse continua. E quindi cosa si fa? Si va a vedere cosa succede in 0, si va a vedere cosa succede in questo caso in 1, ok? E si cerca in qualche modo di renderle continue. Anche perché, ragazzi, noi abbiamo due parametri e quindi noi dobbiamo scegliere i parametri giusti affinché queste tre curve diventino un'unica linea continua. Quindi noi vogliamo la continuità in x uguale a 0 e vogliamo la continuità in x uguale a 1. Quindi attenzione, sto studiando i punti di discontinuità? Beh, 0 e 1 potrebbero essere dei punti di discontinuità. Come ho fatto a trovare 0 e 1? Guardando questo problema qui e guardando qua. Non è che li ho trovati a caso, eh? Sono i punti di raccordo. Allora, quando valuto un punto di discontinuità o di continuità, adesso vediamo, il limite destro deve essere uguale, il limite sinistro deve essere uguale al limite destro, deve essere uguale alla funzione valutata. Okay? Quindi limite destro di 0, quindi 0 meno 0 più e f di 0 devono essere uguali. Allora, ragazzi, mi dite quanto vale f di 0? Dove devo sostituire? Nella verde, nella blu o nella rossa? F di 0. Nella verde, quindi diventa, questo risultato fa, ed è verde, 2 per il coseno di a, perché x fa 0. Poi, in 0 meno dove devo guardare? Nella verde o nella blu? Sempre nella verde. Poi alla fine quello che si va a fare è sostituire, no? Nel possibile. Quindi diventa sempre 2 per il coseno di a. Ecco. A 0 più devo guardare? Nella verde, nella blu o nella rossa? 0 più è tra 0 e 1, quindi nella blu. E quanto fa il risultato? 1. E beh, fa una linea dritta. Bene. Facciamo ragazzi, imponiamo o guardiamo la continuità in x uguale a 1. Allora, come sempre, bisogna fare il limite sinistro, il limite destro e la funzione. Adesso ditemi, quindi 1 più, 1 meno. Allora, f di 1 quanto fa?
nella rossa, quindi diventa il logaritmo in base 2 di b. Poi, 1 più, guardo nella rossa, e diventa uguale. Logaritmo in base 2 di... Ecco, qui non mettete ragazzi b più, b meno, fate solo del casino. B. E invece il limite sinistro? Esatto, 1 meno è in questo mondo qua, perché 0,9. E fa 1. Allora, la domanda è, questa funzione f globale, verde, blu e rossa, è continua o discontinua? Qual è la risposta? Perché per essere continua, ad esempio, questo valore e questo valore devono tutti fare la stessa cosa. E quindi la risposta è dipende dal valore che ha A, in questo caso. Quindi io cosa devo fare? Devo imporre, ok, affinché sia continua, che cosa? Che per garantire la continuità in x uguale a 0, cosa devo dire? Che 2 coseno di A deve essere uguale a 2 coseno di A, e questo è logico, non lo metto neanche, ma deve essere uguale a 1. Così in questo modo ho garantito la continuità in 0. E in x uguale a 1? Che cosa? Che il logaritmo in base 2 di b faccia 1. Così in questo modo le tre funzioni vanno a creare, ragazzi, allora la prima funzione era verde, blu, rossa, per dei precisi valori di a che troveremo e per dei precisi valori di b, succede magicamente che la verde si raccorda magicamente con la blu e la blu, quando finisce, magicamente si raccorda con la rossa. Questa è la magia che succede per certi valori di A e per certi valori di B. Quali? E beh, bisogna risolvere queste due equazioni. Quindi siamo passati dalla fisica, nel senso dalla grafica astratta, alla matematica pura, che significa saper risolvere questi due sistemi. Quindi, direi di dividere per due qua. Attenzione qui, che quindi questa è una equazione goniometrica, la prima, coseno di x uguale a 1/2, e la seconda è un'equazione logaritmica, quindi in quinta bisogna saperle fare tutte. Come si fa, ragazzi, a fare la seconda che è più facile? Sicuramente b deve essere un numero positivo perché deve essere l'argomento di un logaritmo. Quindi b deve essere positivo, e lo scrivo come se fosse una sorta di terza riga. Ma soprattutto, ragazzi, come faccio ad uccidere un logaritmo? Applico un esponenziale, quindi faccio 2 alla, 2 alla, l'esponenziale col logaritmo si... Ammazzano. E cosa risulta? B uguale a 1 o B uguale a 2? Leggete, 2 alla 1. B uguale a 2. Quindi ho trovato il valore di B. Poi B uguale a 2 è maggiore di 0, quindi questa condizione è inutile, nel senso che è garantita. Ecco poi, come si risolve un'equazione fatta così? Basta mettere coseno alla meno 1 di 1/2 e il risultato è quello lì? Perché tutti farebbero così, prenderebbero la calcolatrice e direbbero il risultato è coseno alla meno 1 di 1/2 e basta. Quella è una soluzione, ma non è solo questa, perché coseno di A uguale a 1/2 sono tutti gli angoli che come coseno, quindi come ascissa, hanno 1/2. Quindi sono questo, che è davvero coseno alla meno 1 di 1/2, cioè che cosa? 30 o 60? 60, quindi pi greco terzi. Però attenzione ragazzi, c'è anche questo, che semplicemente è meno pi greco terzi, quindi... Ma poi non solo loro, perché?
Perché se pi greco terzi gli faccio fare un giro completo, c'è anche lui. E se a lui gli faccio fare un giro completo, c'è anche... E quindi come si scrive la soluzione? Visto che sono tutti gli angoli di 60, quindi noi scriviamo A uguale a pi greco terzi più n giri, quindi 2k pi greco. In questo modo li accogliamo tutti. Oppure, esatto, quindi per scriverlo in maniera compatta, visto che va bene sia il più che il meno, più o meno pi greco terzi più 2k pi greco. Ok? Quindi in realtà ci sono infiniti valori di A che vanno bene e un valore di B che va bene. Ok? E quindi questa funzione per questi valori qui è continua. Se io invece al posto di A vi avessi messo non pi greco terzi, ma pi greco mezzi, ad esempio, e al posto di B vi avessi messo 3, l'esercizio diventa valuta i punti di discontinuità, perché non sarebbero più stati, non avrebbero più garantito la continuità, per questa funzione. Allora quello diventerebbe un altro esercizio. Per questi valori qui la funzione è continua globalmente. Quindi non solo le tre funzioni sono continue nel loro mondo, verde, blu, rosso, ma sono, questa funzione F nera è globalmente continua. La verde si raccorda con la blu e la blu si raccorda con la rossa.